Buonasera, benvenuti a questo appuntamento ancora importante con Voci di Moda, Eventi e Cultura, puntata numero 60, pensate. Ringraziamo, ci avete seguiti moltissimo anche nella 59esima puntata, perché ormai è tradizione che riusciamo a entrare nelle vostre case sempre più numerosi. Oggi, come sempre, puntata ricca, perché parleremo di arte, parleremo di moda, parleremo ancora di quell'evento importante che avrò l'onore di presentare, Marcello Bertoni, di gestire il tappeto musicale. Avremo due protagonisti a questo evento, di Non Solo Moda, il 5 maggio a Paullo, però entriamo nel vivo della puntata. Io ho qua il numero di Voci di Moda, tra l'altro numero 40, appena uscito, quindi è a distribuzione gratuita, però online lo vedrete in moltissime poste. Quindi allora, Marcello Bertoni, eccolo lì, pronto come sempre, ormai ti definiscono l'uomo col cappello, opinionista, regista. Buonasera, stavo leggendo Voci di Allora, Moda. esatto, puntata 60, Marcello, hai visto che ospite che abbiamo oggi, l'abbiamo ancora inquadrati, ma... Guarda, fate vedere che devo fare come il ragazzo là. Esatto. Siamo al top, stasera siamo al top, abbiamo il top dei top, io sono il top, logicamente un po' più alto. E niente, una bellissima puntata, io ringrazio i telespettatori di essersi sintonizzati ancora su Teobardia Certo. TV per la nostra grandissima trasmissione. Niente, vediamo come andrà a finire questa puntata, dai. Sicuramente bene. Allora, andiamo a inquadrare i nostri ospiti. Per me è un onore, un piacere, un'amica. Abbiamo incontrata qualche anno fa a Milano, ce ne siamo subito innamorati perché lei è un'artista internazionale, arriva direttamente da Vercelli, per me è un piacere, Lucia Ferrara, eccola lì. Grazie, grazie tantissime. Buonasera a tutti i telespettatori. Sono veramente onorata di essere di nuovo qua con voi. È sempre un piacere. E ci fa enormemente piacere, tra l'altro, se la regia può inquadrare anche i nostri ospiti, lo sfondo magicamente sono tre opere, una delle... Lucia Ferrara, poi vedrete, ha fatto opere meravigliose. Tra l'altro, le sue opere sono molto grandi anche. E queste qua sono tre omaggi che il nostro regista Marcello Bertoni ha voluto mettere come sfondo e penso che sia meravigliosa. Cosa dici, Lucia, di questo sfondo? Ti piace? Sì, moltissimo, è stato veramente un regalo prezioso come Ottimo, sempre, perché l'avremo quindi per tutta la puntata. Non ricordo male, quindi... adesso sì, non ricordo male, deve aver compiuto anche gli anni in questi giorni. Ah, bene, Sì, bene. 23 anni mi ha detto che ha compiuto, Sì, facciamo gli auguri. Grazie, grazie, grazie. Vicino a lei abbiamo appunto due protagoniste del prossimo evento che faremo il 5 maggio a Paullo, l'ho detto prima, Non Solo Moda, quindi eccoli qua, abbiamo l'architetto ufficiale, architetto Simone Liberati, architetto Buonasera. per hobby anche modello, poi vedremo un attimino, Correttissimo. E poi vicino una protagonista, una modella, Nicole Pignarca, ciao Buonasera a Nicole, tutti, ti ho già visto ciao, in altre ciao. sfilate, quindi è un piacere rivederti. Grazie, E grazie. con voi parleremo anche di questo evento e di altro. Quindi siamo pronti per partire? Ok, allora, come sempre, Lucia, ti conoscono un po' in tantissimo, ormai è la seconda volta che sei da noi, però presentati ufficialmente, chi è Lucia Ferrara? Allora, intanto io vi ringrazio moltissimo perché tutte le volte mi date questo bellissimo appellativo che effettivamente, insomma, è reale, artista Certo, internazionale, perché se come non lo spesso sei tu. poi ricordiamo, i miei esordi proprio grandi e primi, diciamo, da ricordare per me sono stati proprio a New York, quindi la Grande Mela è stata per me il primo momento di grande riconoscimento. Ma come sono partita? Forse è una cosa anche interessante che non ho mai detto. È vero la presentazione, ma questa volta voglio dare una chicca rispetto a chi magari può avere un interesse, no? Cambiamo un po' e variamo dando Certo. una ciliegina. Come partire quando credi veramente in un sogno? Guardando soprattutto le cose che fai, perché devi capire per chi sono. Io ho fatto così, ho guardato le opere che realizzavo, che tu bene hai detto, sono molto grandi, Sì. hanno una natura che arriva dalla pop art, ma non sono prettamente soltanto pop art, e ho pensato all'America ed è stato proprio lì che io ho avuto la mia partenza. E poi raccontare di me, vabbè, è anche una storia un po' lunga. Diciamo che sono sempre stata un'artista, mi sono sentita artista fin da bambina, ho avuto un percorso di vita anche molto particolare, ma oggi devo dire che ringrazio anche questo percorso, un po', diciamo, articolato, che mi ha permesso di portarmi anche verso grandi traguardi. E una cosa importante, se mi permetti, è che io cito volentieri anche questo grande progetto al quale mi dedico ormai dal 2017, che è un progetto che mi sta molto a cuore perché è un progetto contro tutta la violenza, quindi contro la violenza fisica e psicologica, ma nasce proprio da una vicenda personalissima. Quindi dire chi sono in poche parole, mi piace dire che sono una piccola donna con grandi sogni. Molto bello, ottimo. E quando si sogna, ricordati, non si invecchia mai, lo dico sempre. Architetto Simone Liberati, allora,
Intanto ti vedremo il 5, ti vedrò il 5, però intanto presentiamoci. Chi è Simone Liberati? Intanto architetto. Buonasera, sono Simone Liberati, ho 28 anni, ho aperto da circa 2 anni il mio studio di architettura Simone Liberati Architetto e niente, sono... Dove? A studio? Paullo, in provincia di Milano. Perfetto. Collaboro con tanti altri ragazzi tecnici ovviamente che diciamo coprono diversi ruoli, quindi siamo un team di giovani tecnici e professionisti. È stata un'avventura l'apertura di questo studio perché a 28 anni è stato diciamo quasi un salto nel vuoto. È stata una cosa che ho fortemente voluto perché credo che l'architettura innanzitutto e il progetto, la progettazione, mi occupo anche diciamo di ristrutturazioni, quindi progettazioni ex novo ma anche di ristrutturazioni, deve essere per tutti, alla portata di tutti. Quindi ho deciso di aprire il mio studio, di mettermi a disposizione. Per adesso i miei lavori sono stati per ragazzi, quindi mi sono confrontato con diversi giovani che hanno deciso di intraprendere una strada importante, che è quella della realizzazione di un proprio sogno, ovvero quello della casa, che al giorno d'oggi è un tema molto importante. E poi, come dicevo prima, le ristrutturazioni, mi occupo anche di esercizi commerciali, ho ristrutturato bar, ho realizzato diciamo cliniche, quindi mi occupo un po' di tutto e sempre guardando alla chiave green, quindi all'ecologia e alla sostenibilità, che è un tema molto importante oggi come oggi. Benissimo, quindi sono ancora più curioso di vederti 5 sfilare, quindi sarà un piacere vedere sfilare un architetto, che tra l'altro avete fatto un grande lavoro lì Paolo, perché siete riusciti a mettere insieme, mi sembra, 28 commercianti, poi ne parliamo, ed è una cosa, oggi è un miracolo, quindi già mettere insieme 4 commercianti è dura, 28 avete fatto i numeri. Nicole. Buonasera, allora, a tutti. Tu sfilerai il 5, esatto. Però intanto diciamo chi ti ha vestito. Allora, mi ha vestito il Solo Qui, che è il negozio di Paullo in via uno Milano. Uno dei protagonisti però del, esatto, 5, giusto? Esatto, è uno dei... Ecco, ormai è anche un negozio che ha già fatto tante sfilate. Sì, 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 sì. Quest'anno abbiamo anche la fortuna che aumenteranno i commercianti che parteciperanno a questa iniziativa del 5 maggio. E poi giocate in casa, che è proprio vicino al vostro negozio, la location, giusto? Piazza Marconi. Esattamente, quindi... esattamente. E invece per quanto riguarda il tuo perfetto trucco e parrucco? Per quanto riguarda il mio trucco e parrucco, voglio anche ringraziare Gabriele, che ormai anche lei da anni ci accompagna in questa avventura, e quindi saluto anche Gabriele e tutte le sue ragazze che lavorano per lei. Benissimo, noi abbiamo visto la presentazione, il cappello iniziale partito, puntata 60, Voci di Moda e Eventi Cultura, state con noi perché ora ci gustiamo il primo spot, Chioda e Speed Queen. A dopo. La tua prossima Fiat ti aspetta a Melzo da Fiat Chioda. Sceglierai nel vasto showroom, seguito dal personale qualificato. Affidabilità, qualità, professionalità sono le caratteristiche che rendono Fiat Chioda un punto di riferimento per Milano e provincia. Anche dopo l'acquisto della tua nuova Fiat potrai contare su un partner competente e affidabile grazie all'assistenza targata Chioda. Inoltre, vasta scelta di usato garantito e veicoli commerciali. Prenota la tua prova su strada a Melzo, via Vespucci 2/4. Speed Queen, lavanderia automatica e stireria a peso, sempre aperta dalle 6 alle 22. Lavanderia automatica anche per le attrezzature dei vostri animali. Speed Queen, lavanderia automatica e stireria a peso, la trovate a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano, via Pieregrosso 52-54. Ed eccoci qua, studio meraviglioso, Lucia Ferrara, Simone Liberati e Nicole Pignarca. È sempre un piacere parlare di arte, di moda, di tutto. Poi parleremo anche di quello che è successo ultimamente, quindi abbiamo un architetto, abbiamo un artista, le sensazioni su questo incendio a Notre Dame. Ne parliamo dopo, dai. Allora, Lucia Ferrara, per me è un piacere, lo sai, ci siamo conosciuti. Grazie. A Milano. Tu sai che io sono uno che dice le cose che pensa. E molte volte quanta gente si...
si presenti, io sono un artista, magari ha fatto 2 o 3 quadri. Invece ho imparato a presentare artisti internazionali a poche persone, perché gli artisti sono quelli, come tu hai detto, quando pensano di fare un altro lo fanno per un motivo, per qualcun altro o per qualcosa che hanno dentro. E sì, tu sei un artista vero, ok? Credo di esserlo, sì. Al di là di dire, cioè, io faccio la mia arte perché poi sarà il mio lavoro, com'è il tuo lavoro, la tua professione, ma la spinta è stata diversa, quindi questa ti reputa un artista internazionale, quindi ti conosco e penso di non sbagliare. Grazie. Parliamo di tutto quello che hai fatto, parliamo un po' dei tuoi eventi, di quello che hai fatto. Intanto voglio capire, spieghiamo ai nostri telespettatori gli eventi importanti che hai fatto. Io so New York, perché per esempio molti mi chiedono, ma queste opere come fanno ad andare a New York? Spiega. Guarda, mi hai fatto una bella domanda. Sì. Allora, come fanno ad andare a New York? Per esempio, guarda, una cosa, prima abbiamo dato una chicca, ne diamo un'altra. Allora, io ho pensato da subito, siccome appunto molti artisti magari che non hanno la conoscenza delle dinamiche, certo, del trasporto, delle cose, insomma, dietro comunque solo al realizzare un quadro, poi ci sono tantissimi aspetti che secondo me comunque un artista deve imparare a conoscere, perché per avere l'integrità di un mondo e comunque di un lavoro bisogna conoscere tutti gli aspetti. Io come ho fatto? Ho pensato un modo che per me fosse più facile per organizzarmi lavorativamente parlando, siccome mi piaceva affrontare comunque il tema della grande dimensione, che era comunque una, diciamo, una base di realizzazione che è sempre stata per me, e ho pensato di separare le tele, cioè di lavorare su diciamo su dimensioni che poi venivano diciamo, aiutami nel termine, moltiplicate, ok? Per esempio, su una dimensione per esempio, minima. Scusami, okay. Il quadro che abbiamo alle nostre spalle, no? Sì. Questo quadro, che misure ha reali? Allora, guarda, questo della donna, per sì, esempio, proprio dietro le tue dietro spalle. Quello ok, quello è Eva e fa parte della mia parte mitologica, dopo sì, ne parliamo un po' meglio. Allora, questo quadro ha una dimensione di base di 120 centimetri ed un'altezza di 240 centimetri, insomma. Quindi in aereo va spezzato, tra virgolette. Assolutamente. Quindi, sì, sì, vanno, sono fatte apposta, ecco, quindi okay, sono certo, comunque organizzate appunto da me anche a livello tecnico in modo da essere delle pale, diciamo, ripieghevoli e possono essere comunque dislocate in più situazioni, perché appunto vengono ridimensionate a seconda del, anche del viaggio che devono affrontare. E parliamo Fabbrica del Vapore, Milano. Sì, allora guarda, si è conclusa non da tanto, perché ho fatto questa bellissima esperienza proprio in un posto comunque anche rinomato della Fabbrica del Vapore a febbraio. E lì cosa ho portato? Ho portato il progetto Never Perfect, del quale forse anche nella scorsa edizione avevamo un po' parlato. Accennato. Sì, era agli inizi forse del progetto, che continua a essere un progetto potente, ma soprattutto diventa sempre più grande, non solo per la parte appunto che avevamo accennato ai tempi, per la parte moda, perché ne è diventato anche sì, un sì, brand, sì, sì, ma anche e soprattutto per la parte emozionale che c'è dietro questo progetto. Per me è stato bellissimo poterlo presentare ai milanesi e raccontare quella che era non solo la mia vicenda personale, quello che mi ha mosso al creare il progetto Never Perfect. E poi ovviamente ci sono state molte altre sedi. Con Never Perfect cerco di realizzare sempre progetti su base istituzionale, io li chiamo così. Per esempio prima c'era stato nel 2017 il Macro di Roma, quindi comunque sempre sedi, diciamo, museali, perché le tele sono ancora più grandi di queste che vediamo alle nostre certo, spalle, quindi sono di 2,40 m per 2, insomma sono tutte veramente di dimensioni importanti, quasi da street art, no? Si sì, può sì, dire, sì, da certo, murales, e quindi hanno l'esigenza anche di trovare degli spazi appositi che possono essere quelli appunto del museo o piuttosto di gallerie che hanno appunto le grandi luoghi per esporre. E quindi Fabbrica del Vapore, poi c'è stato Novara che si conchiuderà tra pochissimo, il Macro che ti ho già detto, ci sono state varie gallerie come quella del il Melograno a Livorno, insomma, quindi comunque è un progetto che è già viaggiato e adesso sto lavorando per il 20, tra l'altro a giorni, sabato, al Teatro Civico di Vercelli, sarò anche io all'interno di un diciamo di un gruppo di persone sempre a favore della violenza, uno spettacolo che si terrà appunto a Vercelli e che vedrà interpreti come Stefano Chiodaroli, insomma personaggi comunque anche dello spettacolo conosciuti. E perché abbiamo realizzato questa cosa insieme? Perché entrambi siamo mossi da questa volontà di raccontare che cos'è la violenza
e soprattutto di attraverso l'arte di arrivare al pubblico e di fare dell'arte comunicazione, che è un po' insomma quello che è anche stato l'input base che poi alla fine mi ha spinto a raccontare e a affrontare un tema importante come quello della violenza. Diciamo non solo contro la violenza sulle donne, ma sulla violenza in generale. Assolutamente. Ti dico anche un'altra cosa. All'inizio il progetto, era 2017 quando è nato, aveva affrontato un po' di più il tema della donna. Sì, eravamo presenti. Ecco, esatto. Bravissimo. E poi in modo successivo, ma anche molto vicino, ho pensato, mi sono ritrovato a riflettere sul fatto che effettivamente, guarda, la violenza è un qualcosa che non ha sesso, non ha religione, non ha razza, non ha colore. E può accadere veramente ad ognuno di noi in momenti in cui veramente non te l'aspetti. Per me è stato così, per esempio. No, certo. E quindi ho voluto raccontare appunto attraverso quello che è stato comunque anche il mio percorso personale, personalissimo, del mondo del dolore, aprirmi e fare dell'arte questo mezzo di comunicazione non verbale ma assolutamente visivo, che però potesse dare che cosa al mondo, a chi comunque, all'osservatore, sempre comunque una prospettiva positiva. Quindi tutto questo percorso deve essere vagliato attraverso comunque l'aspetto della trasformazione di qualcosa che può essere anche il mondo del dolore in qualcosa di estremamente costruttivo. Cioè il dolore può diventare qualcosa di meraviglioso, non è facile, certo. È un percorso difficile che io in primis ho vissuto personalmente, sono stati anni di dolore molto forte per me, però che cosa ho fatto? Alla fine questo dolore sono riuscita a tramutarlo in arte nel grazie mio caso. Anche al tuo estro artistico, ovviamente. Sicuramente credo che l'arte, ecco, forse alla fine, come dicevamo all'inizio, forse è una vocazione che non sai neanche veramente al 100% di possedere. Te ne accorgi quando poi il puzzle della tua vita prende una forma che tu pensavi incomprensibile, ma che in realtà è assolutamente una chiara lettura. Hai detto una cosa giustissima. Dai quadri meravigliosi di Lucia Ferrara passiamo, Nicole e Simone, ai quadri che cercheremo di fare il 5 maggio. Perché quando parliamo di moda parliamo sempre di quadri moda, e noi sappiamo che il 5 maggio sarà una bella lotta. Cosa dici, Simone? Saremo in Piazza Marconi, quindi in strada, tra virgolette, quindi in una location particolare, dovremo costruire il nostro backstage e cercare di allietare e di ovviamente di far vedere le collezioni importanti di queste 5 boutique che parteciperanno. Prego la regia, se riusciamo a mandare la locandina di Non Solo Moda, parliamo un attimino. Eccolo qua, Non Solo Moda, lo vediamo doppio. Vediamo, sfileranno appunto Patrizia La Merceria, Solo Qui Abbigliamento, Lillipop Abbigliamento Bambino, Crazy Lux Corner, che ha vestito il nostro Simone oggi, Pucci Sartoria, certo che ringraziamo, Pucci Sartoria, quindi finale Sposa Elegante. Ricordiamo, le acconciature saranno gestite da Gabriele e da Pamela Hairstyle per quanto riguarda Pucci. Estetica Natasha, diamoci delle arie, poi avremo gli accessori importanti Ori Argenti di Madonini, profumeria Sarae. Avremo anche l'onore di avere Crazy Jazz Dance, avremo dei ballerini meravigliosi che probabilmente arriveranno in auto e se ne andranno in auto. Auto gestiti e offerte, auto d'epoca meravigliosa, da Perego Auto. Poi alla fine ci spiegherai come ti ho fatto mettere insieme questi 5 bar che allieteranno anche le nostre gole magari alla fine. Ah, importante la partecipazione del Circolo Fotografico Paulese, quindi un commento su questo evento, Simone e poi Nicole. Sì, siamo molto contenti perché siamo riusciti a portare a questo evento circa 28 commercianti, quindi è un bel segnale per il territorio. Certo, sì, sì. E non c'è mai stato un evento di queste, diciamo, con questi numeri, e quindi siamo molto contenti. Come dicevi tu prima, la location è un'altra sfida. Sì, quella è una bella sfida. Sì, diciamo che abbiamo deciso di non optare per la classica location, quindi per il classico posto in piazza, sì, nella piazza centrale del paese. Era troppo facile, l'abbiamo già fatte. Ma abbiamo preferito delocalizzare la location, e ovviamente questo comporterà poi delle soluzioni studiate ad hoc, come ad esempio una quinta, la realizzazione di strutture particolari. Però l'obiettivo era quello di portare il commercio al di fuori dell'area del nucleo centrale, e ci siamo riusciti. Come dicevi tu prima, parteciperanno anche 5 bar, quindi siamo molto contenti, c'è uno spirito di coesione, perché comunque il bene principale è quello di portare il commercio, valorizzazione al territorio di Paullo, che ricordiamo in provincia di Milano.
Sì, io tra l'altro a Paolo ho organizzato anche diversi eventi negli anni passati, devo dire che c'è sempre una grande partecipazione anche di pubblico. Ecco, la speranza è che ci sia la partecipazione anche del sole, secondo me. Quello... Perché l'alternativa ovviamente c'è, abbiamo l'alternativa, però sicuramente sarà più magico il 5. Nicole, allora, tu sarai una delle modelle che sfileranno, no? Tanto sì. Ricordiamo che sei vestita da solo qui abbigliamento. Sono vestita solo qui, che è... Una delle boutique che parteciperanno. Allora, tu hai già fatto altre sfilate, ti ho visto, quindi... Qual è l'emozione? Sin da piccolo ormai. Sì, che tra l'altro svegliamo anche che tu sei musicista, giusto? Io sono musicista, batterista, clarinettista, sì. E sono in banda Paullo, quindi insomma, fedelissima. Sei un artista, via. Esatto. Allora, qual è l'emozione di sfilare, tra virgolette, in casa? È sempre tanta, ogni anno la tensione è sempre la stessa, uno dice ormai sei veterana, non è vero, perché comunque sei nel tuo paese, sei anche contenta di poter mostrare la qualità dei prodotti che comunque Paullo ha, certo. Che ormai al giorno d'oggi quando c'è il commercio locale, che sia Paullo che sia in qualsiasi altro paese, ormai deve fare comunque lotta con quelle che sono le grandi catene. Brava. Quindi è importante valorizzare i nostri commercianti, e ancora più importante quando loro fanno forza e non hanno questa competizione dura. No, devo dire che a Paullo, come diceva Simone, siete riusciti a mettere insieme molti commercianti. Esatto. Io che per lavoro appunto organizzo eventi da molti anni, è sempre difficilissimo, perché i commercianti giustamente c'è sempre la concorrenza, però siamo arrivati in un momento, come giustamente hai detto tu, che l'unione fa veramente la forza, perché è forse stato il momento di darsi una mano a tutti, perché forse solo così si può combattere. Esattamente, infatti questo è un grande lavoro, perché avere 28 commercianti, sì, che si mettono all'opera tutti insieme senza guardare ai personalismi. Bravo. E l'obiettivo è rilanciamo il commercio locale, e lo fanno non solo per loro stessi ma anche per Paullo come comune, perché per far vedere che la qualità c'è, che la gente comunque ci tiene, cioè, è veramente una bella cosa secondo me. E vediamo il 5 maggio, aspettiamo ovviamente tanta gente, certo, e niente, poi comunque anche io vedo tanti bambini contenti di questa cosa, ed è una cosa importante, perché penso che abbiano capito qual è l'importanza di un, non è una sfilata, l'abbiamo chiamata non solo moda, è qualcosa, esatto, in più, è qualcosa in più. E quindi speriamo che comunque il commercio riparta. Io ne sono convinto, e saremo poi lieti di vedere sfilare Nicole, di vedere sfilare un architetto, quindi una persona che si mette in gioco tanto di cappello, quindi noi saremo presenti. Quindi poi Marcello, diamo la parola anche a lui. Tu hai già preparato il tappeto, so che tu sei già all'opera per il 5, no? Sì, sto tessendo il tappeto, ho comprato la lana. Hai già pensato qualcosa in particolare per l'evento? Perché lì è un pomeriggio in musica clamoroso, poi finiremo. Ma lì io vi dico solo che sto organizzando un terzo tempo molto particolare. No, perché il terzo tempo è quello che viene offerto dopo la sfilata dai 5 bar che sono in zona, che non so come avete fatto a metterli insieme. Io ne conosco uno solo ed è tremendo già lui, pensiamo gli altri, penso gli altri 4, quindi lasciamo. Io sto preparando un terzo tempo, perché vabbè, logicamente il tempo della moda mai penso neanche di stare lì a prepararlo. No, beh, certo, vado occhi dopo chiudi. 30 anni. Ma il terzo tempo sarà molto particolare, e secondo me non avete neanche tempo di bere, di rifocillarvi, ballerete bene. Basta. Ottimo. In attesa di ripartire con Voci di Moda, ci vediamo allo spot nuovo di Melpum Casa. Grazie regia. Vuoi realizzare il sogno di vendere o acquistare casa? La Melpum Casa del geometra Cristian Faini, col suo staff di agenti qualificati, ti aspetta in via Casanova 9 a Melzo, in provincia di Milano, in uno spazio accogliente per offrirti una consulenza affidabile nel campo dell'edilizia residenziale, commerciale ed industriale. La Melpum Casa è anche l'agenzia della Martesana leader nel settore delle aste immobiliari, in grado di offrire assistenza specializzata per garantirti il migliore e sicuro investimento nell'acquisto immobiliare. Affidaci il tuo immobile, ti assicuriamo il nostro massimo impegno per una vendita serena e in tempi rapidi. La Melpum Casa ti aspetta in via Casanova 9 a Melzo, in provincia di Milano. We'll be right back.
Ed eccoci a Voci di Moda Eventi Cultura, puntata numero 60. Per chi si mettesse in collegamento solo ora, abbiamo Lucia Ferrara, artista internazionale, abbiamo l'architetto Simone Liberati, che a tempo perso sfila e sfilerà il 5 maggio in Non Solo Moda a Paullo, Piazza Marconi, e abbiamo un interprete, Nicole Pignarca, che sfilerà. Le abbiamo sentite, però ora è il momento di gustarci una rubrica seguitissima ormai da molti anni, In Giro Per, gestita alla grande da Elena Cristoforo, però il cappello iniziale all'uomo col cappello. Allora, dove siete? Cosa succederà? Ma niente, ho preso la macchina, sono andato verso nord, mi sono fermato in un paesino lì nel Varesotto. No? Esattamente. Siamo andati a Villa Renoir per una settimana di moda. E più che altro un personaggio molto importante, un curatore d'immagine. Bene. Bello, e niente, in poche parole, abbiamo cercato di condensare in questi 10 minuti quello che è successo. Più che altro ci sono delle interviste che sono le cose più importanti, che viene descritto cosa che viene fatto. Poi logicamente c'è un piccolo intermezzo di quello che è stato proposto agli ospiti che c'erano, e poi il cappello finale delle persone che dicono la loro su quello che hanno visto. Benissimo, quindi allora signori ci gustiamo In Giro Per di Elena Cristoforo. Buonasera ragazzi di Voci di Moda, stasera grandissimo evento Trend 2 organizzato da Nicole Vinti, no? Special guest della serata, posso dirlo. Buonasera Nicole. Ciao, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata che si parla di bellezza e di moda, che rappresenta un po' tutto il negozio che ho io, che è molto importante, che è l'evoluzione del parrucchiere, il progresso del parrucchiere. Tra l'altro so che tu sei una consulente d'immagine molto importante, comunque che vivi proprio col cuore queste esperienze. Stasera ci sono ospiti importanti, tra cui vedo accanto a te anche un personaggio. Questo è un modello famosissimo, come vedete Akash, che racconta, lui ha fatto Ballando sotto le stelle, racconta un po' tu cosa fai. Allora, ho fatto Ballando con le stelle l'anno scorso, e attualmente faccio Armani, Petrelli, ho fatto Versace, Dolce & Gabbana, e lavoro come modello da 12 anni. E volevo dire grazie a Nicole che oggi mi ha ospitato qua insieme a questo evento bellissimo. Vuoi andarci qualche anticipazione di quello che verrà pubblicizzato stasera? Allora, devo dire che sarà una bellissima serata perché è un art show con la moda abbinata a cappelli e moda, una cosa un po' diversa, dove lavoreremo, dove porteremo le tendenze moda dei cappelli, del trucco e della moda di stile. Persona importante che fa parte del mio team, che abbiamo Mauro Finocchiaro. Ciao Nicole, buonasera a voi, buonasera a voi. L'eleganza, la voglia ancora di creare bellezza questa sera, tu ne sei testimonial, sempre ospiti che rendono alta la prestazione. Un mondo che ha bisogno di bellezza, se vogliamo un mondo migliore noi possiamo fare tanto. La nostra arte, la nostra passione per il nostro mestiere ci aiuta ancora a condividere con persone che sono colleghi, che sono sponsor, che si occupano anche della bellezza, a portare avanti il Made in Italy con credo. Dobbiamo crederci fino in fondo, perché siamo capaci di creare bellezza e le nostre donne lo testimoniano. Questo è il nostro messaggio che questa sera vogliamo dare ai nostri colleghi parrucchieri. E vi ricordo ancora che Parrucchiere allo Specchio vi invita ad essere protagonisti nelle nostre serate. Nicole, i parrucchieri hanno grande, grande voglia di emergere. Emergere e soprattutto far emergere anche i ragazzi che lavorano per noi. Bravo. È importantissimo fare crescere i giovani, visto che io e te abbiamo già un'età. Però è giusto fare crescere i giovani. Importantissimo, e stasera è la testimonianza che il mio team lavorerà con me. Sempre da Legnano, Villa Renoir, ho recuperato, blindato, si può dire, un pezzo grosso, il coreografo della serata, regista, coreografo, Michel Duncan. Bravissima, bravissima. Perché comunque complimenti Michel, tra l'altro abbiamo visto già l'opera, adesso stiamo per iniziare, siamo leggermente in ritardo, ma perché è normale queste cose in diretta, la tensione, sistemare le cose, la regia, le luci, le modelle. Una tua impressione a pelle?
Beh, la mia impressione a pelle, la prima impressione è che la gente, lo staff con il quale sto collaborando, che è quello di Nicole Vinti. Che sappiamo che lei giustamente è una consulente immagine, ha voluto creare questo mega evento a Villa Renoir e io ho deciso di dargli una mano perché giustamente tra professionista, tra me e lei, abbiamo deciso di fare questo lavoro che è bellissimo, che da tanto la preparazione è durata più o meno 2 mesi e finalmente siamo arrivati al dunque, che oggi stesso e tra un po', tra una mezz'ora faremo questo mega show. Tu, e tanto che sei in questo campo, non so, vuoi darmi una chicca delle più belle scenografie che hai avuto modo di seguire magari? No, certo, allora nella mia carriera, diciamo una carrierata veloce perché sarebbe troppo lunga a raccontarvela, ovviamente. Allora, nella mia carriera c'è la presentazione l'opening della Fashion Week di Dubai, che ho fatto fino a 3 anni fa, ho iniziato io e poi ha continuato un'altra azienda perché l'importanza è stata di lanciare questo evento ed è partito ed è continuata bene. Fin d'ora c'è ancora la Fashion Week di Dubai, che è stata organizzata da me. Poi abbiamo anche altri eventi con Rocco Barocco, perché sono anche il coreografo di Rocco Barocco. Sono abituato a fare le fiere tipo il Cosmo Prof, che quest'anno non farò perché ho rifiutato per Nicole di fare questo evento con lei, non facendo il Cosmo Prof. E nel frattempo c'è anche la Fashion Week di Milano, certo, la Fashion Week di Torino, e oltre alle Fashion Week faccio altri eventi con i tour itineranti, collaborando con le radio tipo 105 o Rete 101, facendo dei tour itineranti con loro, collaborando con varie agenzie come diciamo fornitori. Abbiamo comunque ancora molto da raccontare, altro complimenti perché sei stata protagonista sul palco di Nicole Vinti, qualcosa da dire? Ah, è
stata una bella serata, per cui grazie dell'opportunità. Possiamo chiederti come mai questa acconciatura eccentrica di cui comunque sei affascinantissima? Ma direi che l'ha decisa un po' la parrucchiera, direi che è stata molto creativa, per cui è molto originale, un po' magari scomoda per guidare, andare a letto, però ci sta, dare, diciamo. Ci fai molto notare, quindi stasera ci stava. Assolutamente. Perfetto, sempre protagonista Nicole Vinti, ma anche il pubblico. Intanto complimenti, un bellissimo ragazzo. Volevo sapere le tue impressioni al termine di questa serata e i contenuti che hai visto. Fantastica, poi Nicole è fantastica, veramente è una persona speciale. Scommetto che anche la tua capigliatura sa un po' di lei. Oh, certo, ovvio, ovviamente. È molto che la conosci? Scusami? È molto che la conosci? Sì, sono 18 anni. Di questo lavoro, sì, un po'. Anche tu sei dell'ambiente della moda? Sì, capelli. Capelli? Certo. Foglie, no. Anche fisicamente non sei un modello? No. Complimenti, potrebbe dire. Dai. Vabbè, comunque grazie. Grazie a te. A presto. Perfetto Legnano, Villa Nuova, ecco siamo giunti alla fine, Nicole Vinti, complimenti, in splendida forma, e io ho sentito dire tra il pubblico che tu sei veramente la regina, cosa ne pensi? Sì dai, vabbè, dai, si scherza, è bello, ma è bello comunque essere, dare un qualcosa, un'emozione e soprattutto dettare magari un qualcosa che uno vuole sognare e rendere tutto più bello. Anche perché tu rappresenti proprio in pieno tutto quello che riguarda la moda, la bellezza, e si vede proprio, hai trasmesso anche sul palco attraverso il tuo team la passione. Ma quella è la passione pura, ragazzi, è la passione. Alla base di tutto. Eh? Alla base di tutto. Alla base di tutto c'è quello. E poi tutto diventa bellissimo. Grazie mille. Beh, noi ti ringraziamo di averci invitato di Voce di Moda, e a presto ovviamente la vedrete su Lombardia TV. Buonanotte. Buonanotte ed eccoci qua in piena serata qui a Voci di Moda, Eventi e Cultura, puntata numero 60. Ringraziamo ancora Elena Cristoforo perché come sempre porta il nostro regista buon Marcello Bertoni in serata indimenticabile. Penso che vi siete divertiti, Marcello, qui, eh? Villa, intanto posto meraviglioso. Posto è fantastico. La serata è stata bellissima. Chiedere un commento sulle luci, ma non lo faccio. No, vabbè, le luci, quello era quello che si riusciva ad avere, vabbè. Abbiamo lavorato ugualmente. Basta, va bene, è andato tutto bene, non posso fare critiche, perché Nicola è una mia amica. Si è visto che vi siete divertiti, vero? Sì, no. Okay. No, questo è importante, quando ci si lavora e si diverte, va bene. Logicamente, l'unica critica che potevo fare l'ho fatta prima fuori onda, ma non posso farla in diretta. Benissimo, rientriamo invece nel nostro studio. Allora, ripeto, siamo in compagnia di Lucia Ferrara, artista internazionale, vediamo delle sue opere alle nostre spalle. Abbiamo Simone Liberati, architetto e a tempo perso modello, magari tra un po' farei più il modello che l'architetto, cioè, insomma, io ti auguro di fare tutti entrambi. Non dire mai, ecco. E Nicole Pignarca, tra l'altro musicista, anche lei modella, che vedremo il 5 maggio in questo evento Non Solo Moda a Paullo. Lucia, allora, sì. Fai un commento un po' su queste opere che vediamo alle nostre spalle, dai, perché allora, sono meravigliose, guarda, sono enormi i colori, io amo poi il blu che tu usi, quindi lo sai, è bellissimo. Guarda, vabbè, ne parlavamo anche prima qua in studio, questo blu poi che ho scoperto anche essere il blu colore della comunicazione. È un anche blu, a farlo che apposta. È un blu, ma che cos'è, un blu? Guarda, è un blu che dopo il mio viaggio a Marrakesh amo dire il blu di Marrakesh. Va bene, perché abbiamo coniato il blu di Marrakesh. Sì, chi conosce Marrakesh capirà che cosa mi riferisco, comunque. Sono stata a Marrakesh. Troverà qualche cosa, se dico Majorelle, qualche cosina, mi piace perché mi sono innamorata veramente tanto di Marrakesh, ma quella è un'altra storia. Allora, torniamo alle opere. Ok, partiamo allora, con quella, la centrale. Allora, la centrale fa parte di uno studio, diciamo, chiamiamolo così, rivolto a una ricerca sulla chirurgia estetica, perché devi sapere che già da diversi anni io mi occupo anche di questo settore, forse anche l'altra volta che ero venuta qua ne avevamo un pochino parlato.
Allora, infatti quest'opera si chiama, si intitola Before and After, quindi un prima e un dopo, esatto, e si trova tra l'altro esposta, è un lavoro che ho realizzato per appunto per un chirurgo estetico, si trova appunto esposta all'interno del suo studio. Ma tralasciando questo, è molto importante il percorso che io ho fatto attraverso questo tipo di ricerca, perché tra l'altro sono l'unica artista italiana che si è dedicata a questo tipo di ricerca, perché sai che poi in Italia c'è ancora un po' questo veto, si può dire o non si può dire, certo, su di cosa parlo, cosa non parlo, cioè è visto un pochino in maniera diciamo distorta, no? L'ambito della chirurgia estetica, anche se a me come artista, ecco, torno a quello che è il punto centrale, a me interessa il motivo della trasformazione, cioè come artista io mi dedico a un particolare tipo di ricerca, appunto trasformazione, il perché l'uomo, quindi l'uomo come essere umano, fa questo metamorfosi di se stesso, quindi è questa la concezione che come artista io vado ad analizzare, non sicuramente la ricerca personale, certo, di esclusiva di bellezza. Poi da un'altra, la donna invece che vediamo, okay, diciamo più grande, quella dietro Nicole, quella Eva, quella Eva, che mangia la mela, che è Eva, ed è tratta appunto invece dalle tematiche che io dono, diciamo, comunque realizzo nell'ambito della mitologia, perché molta della mia arte comunque trae ispirazione anche dal classico, un artista non può non conoscere il classico per, certo, dedicarsi comunque alla propria opera. E ho dedicato una sfera comunque del mio lavoro proprio alla reinterpretazione del mito classico, e questa appunto è una delle opere che tra l'altro, tornando anche agli eventi, è stata esposta sia a Los Angeles che anche a Miami per diverso tempo, quindi la galleria per la quale ho lavorato a Los Angeles e a Miami. Anche questa è molto grossa, vero? Sì, anche questa è 1,20 m x 2 m di altezza. Insomma. Poi invece, andando invece alla figura che c'è dietro Nicole, invece è un ritratto sempre molto particolare, perché io ho questo tratto un po' personale, molto personale, di Cindy Crawford. Allora, ricorda anche un fumetto, mi permetti, vero? Sì, è vero. Allora, guarda, io credo che poi... Io amo i fumetti, lo sai, quindi... Inevitabile, che io credo che un artista alla fine mette insieme tante delle cose che sono all'interno di quello che lo attira, no? Abbiamo detto prima, no? Anche essere artista alla fine non si sceglie, l'abbiamo detto forse anche l'altra volta, è l'arte che ti sceglie, c'è qualcosa che dentro di te comunque rielabora tutto quello che è il percorso anche visivo che tu fai durante la tua vita. Per esempio è sempre piaciuto moltissimo il fumetto, che giustamente sì, tu sì, ritrovi, sì. Mi è sempre piaciuta la grafica, io parto come artista iperrealista, quindi c'è comunque anche questa connotazione se uno osserva bene. C'è la pop art, perché naturalmente nel colore ha questi richiami molto, molto forti, ma c'è la street art, c'è questa voglia di dimensione molto grande, quindi ci sono molte categorie che vanno a riproporsi all'interno di quello che io faccio, ma che mi viene spontaneo, non penso è qualcosa che io ricerco a tavolino. Penso che sei un'artista unica nel tuo genere, penso, non ne conosco altre come te, ne conosci qualcuna che fa più o meno... Allora, ti dico la verità, io lo prendo come un grandissimo complimento e non amo darmi dell'importanza, però credo sì, che forse in questo genere posso definirmi unica, ma penso che poi fondamentalmente ognuno di noi è unico. Anzi, molto probabilmente sarai copiata. Sono molto me stessa. Ok. E quindi sono unica perché sono assolutamente io. E ci piaci perché sei così. Grazie. Quindi ci piace moltissimo. Ci piace la bellezza, ci piace Villa Renoir che abbiamo visto, però adesso è il momento di vedere due nostri sponsor, un posto meraviglioso, Villa Mangiaponte, dove organizziamo diversi eventi di moda, e poi Officina dell'Occhiale. Guardiamoci i nostri sponsor, grazie. Villa Maggiponti, Julio Hotel and Restaurant. Il corpo della villa è al centro di una struttura composta dall'ampia veranda, dalla sala ristorante e dall'hotel, le cui camere sono ricavate nei locali dell'antica dogana. Villa Maggiponti è la location ideale per matrimoni e ricevimenti, oppure per pranzi o cene con piatti tipici della cucina lombarda. Le fa da splendida cornice un ampio e meraviglioso giardino. Villa Maggiponti, Julio Hotel and Restaurant, la trovate in via Isola Ponti 1 a Cassano d'Adda, in provincia di Milano. Telefono 0363 36 03 60.
Officina dell'occhiale, ottica, vendita prodotti di altissima qualità e delle migliori marche. Occhiali da vista, occhiali da sole, montature, lenti a contatto. Officina dell'occhiale ottica è a Melzo, in provincia di Milano, in piazza Sant'Alessandro 24. Rieccoci a Voci di Moda, Eventi e Cultura. Abbiamo parlato adesso delle opere meravigliose alle nostre spalle con Lucia Ferrara, però i nostri ospiti Simone Liberati e Nicole Pignarco, quattro chiacchiere con loro al di là dell'evento che faremo insieme il 5 maggio a Paolo Non Solo Moda. Parliamo un po' di social, magari a livello professionale lo usi o non lo usi, pro e contro. Sì, allora i social oggi come oggi sono fondamentali, anche perché sono una vetrina, è il nuovo modo di esporre quello che un imprenditore, un libero professionista, in questo caso un architetto, fa, e quindi sono una vetrina per farsi conoscere. Bisogna comunque saperli utilizzare. Bravo, e certo. Quindi il tema è questo, non bisogna abusarne, e i contenuti vanno inseriti in maniera, diciamo, corretta. Quindi il problema che può ruotare intorno ai social è quello di diventarne schiavo, quando in realtà devono essere semplicemente una vetrina, se parliamo della questione imprenditoriale. E poi devono dare sempre messaggi positivi, mentre sappiamo purtroppo che nel mondo social c'è uno spettatore che noi non vediamo, che è assolutamente pericoloso, vero? Lo sappiamo benissimo. Assolutamente. Nicole, il tuo mondo, social. Allora, io la vedo un po' più dalla parte dei giovani, sì. Io non lavoro, per cui studio, quindi... Allora, questo non l'hai detto, studi? Giurisprudenza. Oh, abbiamo sappiamo, giurisprudenza, modella, musicista, ragazzi... Basta, io basta, direi vabbè. Basta così, vabbè, ecco. Così. No, allora, social. Ormai i giovani sin da piccoli nascono con tablet, telefoni, sì, quindi certo. Sono già diventati dei piccoli hackerini a 5, 6, 7 anni, perché così. Allora, io sono favorevole. Sono favorevole perché comunque bisogna sempre guardare avanti. Però ci vanno anche dei limiti, e questi limiti devono essere innanzitutto i genitori a metterli, perché sono i genitori stessi che devono impartire un'educazione all'uso di questi mezzi, che ormai distruggono anche le persone, sia a livello proprio fisico, per quanto riguarda il diventare sedimentari. Cioè, io vedo tanti giovani che ormai non interessa più fare sport, perché preferiscono rimanere attaccati a Facebook, Instagram, Twitter, perché ci trovano un punto di riferimento della loro vita. Poi, per quanto riguarda... Poi devono essere anche le scuole, perché sì, certo. Comunque abbiamo quel problema che è il bullismo, che ormai c'è da anni e adesso è arrivato anche sui social. Quindi, il problema è che adesso il bullo si nasconde dietro una tastiera. Esatto. È ancora più grave. Pericoloso. Esatto. Molto pericoloso, ancora più meschino. Poi, più meschino. Quindi questi sono i contro. Io non ci vedo una negatività in queste cose. Conosco tanta gente che non, anche della mia età, sì, certo. Che preferiscono non avere Facebook, Instagram, per scelta personale, perché dicono non perdo tempo, non mi faccio influenzare da quelle che sono ormai le tendenze degli influencer, certo. Esatto. Per cui è un tema molto, molto caldo, che però deve essere discusso. Cioè, i giovani stessi devono mettersi davanti a un tavolo e dire cosa ne pensate e come possiamo aiutarci davanti a determinati problemi, ecco. Sì, io, come diciamo sempre, io il buon Marcello Bertogni, ogni tanto dovremmo spegnere i telefoni, sì. Guardarci in faccia, parlare. Concordo. E dire magari andiamo a cena due ore, ma i telefoni li lasciamo proprio in macchina. Ma anche le relazioni tra le persone comunque cambiano. Certo, assolutamente. L'aspetto psicologico è appunto che poi non è una forma di violenza, per carità. No, però... Però comunque ti influenza tanto, perché io vedo tante ragazze, ma anche solo sui fatti di cronaca, che diventano anoressiche perché vedono le influencer magre, che poi può essere soltanto anche una modifica di foto. Molte volte sì, certo. Molte volte. Quindi è molto pericoloso. Bene, e abbiamo fatto un quadro che
Marcello, chiudiamo questo argomento, potremmo fare 60 puntate nel questo argomento, lo sappiamo. Io però... potrei fare il relatore all'università, esatto, per questa cosa qui, quindi non è... Allora, prendo spunto da quello che ha detto Nicole, così per noi non tanto per... Allora, i genitori devono educare e non devono essere i fan dei loro figli, la cosa più importante è questa. Questa è una cosa giustissima. Perché purtroppo, anche, basta anche andare a vedere una partita di calcio all'oratorio, no? Che ti trovi i genitori che finiscono a fare quello che poche parole si vede magari la domenica mattina su dei canali particolari, di fighting, no? Perché? Perché devono difendere il proprio figlio, il figlio lì che sta giocando, si sta divertendo. È un cattivo esempio che viene dato, no? Come cattivo esempio che viene dato utilizzando i social in maniera errata. Concordo. Il bullismo nasce da chi... Il bullo nasce se è stato bullizzato. Bullizzato in che senso? Bullizzato può essere bullizzato all'interno della famiglia. Bravo. E quindi automaticamente deve esternare questa sua voglia di, no? In altro modo, verso altre persone magari sono più deboli. Quindi questo è, bisogna valutare un po' la cosa. Quindi se il genitore invece di fare il fan facesse realmente l'educatore, oppure la persona che sta a fianco nei momenti in cui c'è bisogno di esserci, no? Automaticamente avremo prima di tutto meno bulli, secondo il mio punto di vista, e più ragazzi normali. C'è anche da dire che i social visti in chiave positiva danno tante opportunità lavorative, sì, non solo, quindi... Io non sto criticando, sì, i social... Mi sono preso, no, la parte negativa, certo. Il social, se usato nel migliore dei modi, no, è come avere un giornale aperto in mano, né più né meno, certo. Quindi a un certo punto poi scrivi tu quella pagina, la scrivi tu, ma devi essere tu in grado di scriverla in maniera tale che gli altri riescano a leggerti in maniera migliore, in maniera positiva, perché tanti ti possono anche leggere in maniera negativa. Parlavamo di notizie, di influencer, eccetera eccetera. Ci sono tante news che non sono news, sono fake news, e tante persone ci cascano, ma non solo le persone che utilizzano i social, ci sono anche delle trasmissioni televisive, non faccio nomi, che ci cascano su questo, e poi dopodiché vengono, viene detto no, è falso e non sanno più come fare per cercare di farla diventare vera. Quindi stiamo molto attenti nell'uso dei social. L'uso dei social va bene perché è una vetrina sul mondo, nel mondo. Non sul mondo, nel mondo. Devi essere tu a essere positivo e farti vedere positivo, e quindi non far credere e non far emergere la tua negatività in maniera tale che gli altri la possano utilizzare a tuo discapito. Benissimo, e su questa perla di Marcello Bertoni direi che è il momento di vedere Unipolsai, che poi ci introduce all'altra rubrica che è musica e parole. Prego, regia. Siamo giunti al momento della seconda rubrica, adesso salutiamo la nostra Nicole che vestita da solo qui si va a cambiare, che vedremo vestita da Patrizia Mercieri, quindi ritornerà ancora più elegante. Quindi signori, è la volta di Fabio Villa con la sua musica e parole. Buona visione. Siamo in onda, benvenuti alla nuova puntata di Musica e Parole. Come sempre avremo il piacere di parlarvi di libri, CD e DVD. Siete pronti per i nostri input? Amici di Musica e Parole, un cordiale benvenuto a tutti voi da Fabio Villa. Quest'oggi parliamo, come sempre, di grande musica e parliamo di uno dei dischi fondamentali della musica inglese. Parliamo di London Calling dei Clash.
I Clash sono sempre stati una band atipica, vengono dal punk come altri gruppi, mi vengono in mente gli Ultravox, i Sex Pistols, gli Undertones, tanto per citarne alcuni, però i Clash si sono sempre differenziati perché nelle loro canzoni hanno sempre voluto cantare tematiche sociali e la summa di questa loro esperienza musicale e sociale è questo disco intitolato London Calling. Verso gli anni 80, i primissimi anni 80, Londra era diventata una città estremamente pericolosa. Era una città dove la sicurezza vacillava un po', c'era un alto tasso delinquenziale. E i Clash vollero denunciare questa cosa con un disco molto forte, un disco di denuncia. Un disco che nel suo insieme ancora oggi è considerato un piccolo capolavoro. Cambiò il suono, non più suoni direttamente punk, ma suoni che si avvicinavano al pop rock commerciale. E London Calling è il classico esempio. Anche altre canzoni ebbero successo da questo CD, però London Calling rimane un atto straordinario di denuncia in musica che è passato alla storia e che ancora oggi è considerato un grande esempio per tutte le generazioni di nuovi musicisti che si vogliono avvicinare alla musica con la denuncia sociale. Vi voglio dire una piccola curiosità di London Calling. Una delle caratteristiche di questo disco, lo dicevamo prima, è la denuncia sociale. Ma ci fu il bassista, che è quello ritratto nella copertina del disco, che si ritrovò in un'intervista a dire dopo molti anni: sì, fu un disco di denuncia sociale, però io mi ritrovai a spiegare a mio figlio perché stavo distruggendo un basso sul palco durante un concerto. Quindi, come potete vedere, la musica ha sempre tante e diverse sfaccettature. I Clash, dopo London Calling, continuarono la loro scia di successo e continuarono a incidere dei dischi a tematiche sociali. È un caso clamoroso Sandinista, il triplo album che arrivò dopo London Calling, che parlava di tematiche sociali internazionali. E poi il loro disco per eccellenza, il grande successo commerciale, chiamato Combat Rock, che contiene due grandi classici che sono Rock the Casbah e poi ancora Should I Stay o Should I Go. La band di Joe Strummer da sempre ci ha regalato delle emozioni musicali straordinarie che continuano ancora oggi. I Clash non sono più in attività, rimangono i loro dischi e in particolare le antologie. Io vi consiglio The Single e tutti i vari singoli dei Clash, è un'antologia molto bella e esaustiva e secondo me è da avere insieme a London Calling nella vostra discoteca personale. Bene, questo è tutto, tra un attimo parliamo di libri e come sempre per parlare di libri cosa ci vuole? Basta un click. Il libro di cui vi parlo quest'oggi mi ha sorpreso, non è un vero e proprio romanzo, ma è un saggio storico romanzato, possiamo dire così. Di questa tematica delle donne aviatrici durante la Seconda Guerra Mondiale ci aveva già provato a parlarne un grande come Ken Follett con il volo del Calabrone, se non ricordo male. Poi invece è arrivato questo libro di Ritanna Armeni, Una donna può tutto, 1941 volarono le streghe della notte, ed è la storia delle aviatrici russe che fecero ore e ore di missioni pericolosissime come aviatrici per perlustrare quelli che sarebbero stati poi terreni di combattimento e di bombardamento da parte dell'armata russa. È qualcosa di incredibile quelle che hanno fatto queste donne, e sono donne che come vita erano delle persone normali, alcune facevano le contadine, tutte quante sono state addestrate, parecchie sono morte, però hanno fatto una vita incredibile al servizio della patria facendo delle missioni di una pericolosità incredibile. Pensate che Aldo Cazzullo, uno tra i più grandi giornalisti e scrittori contemporanei, ha definito questo libro dicendo: sono donne quelle raccontate da Ritanna Armeni che hanno sconfitto il nazismo e che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Un libro da leggere per conoscere una parte di guerra che si conosceva poco, anche perché grazie all'apertura degli archivi storici da parte di Mosca si è venuta a conoscenza di questa storia poi tramutata in libro da Ritanna Armeni. Un libro da leggere tutto d'un fiato, questa è la copertina e ne approfitto per augurarvi buona lettura.
Per quanto riguarda il cinema, quest'oggi parleremo di un film davvero particolare. In Italia non ha avuto un grande seguito, però quando è uscito in DVD molti l'hanno rivalutato. Sto parlando di The Circle, un film che vede protagonisti Emma Watson, l'Hermione di Harry Potter, tanto per intenderci, poi Tom Hanks che in uno dei rari casi della sua carriera affronta un ruolo drammatico e soprattutto da cattivo. The Circle prende spunto da quello che è la vita social. Prendiamo un grosso gruppo che tratta i social, che tratta il web, che parla di quello che è l'essere famiglia in rete, metti insieme un impero e fa vivere la gente secondo determinate regole. Ma fino a che punto può essere utile questo per le persone? Emma Watson in un primo momento si trova molto bene in questa nuova community, in questa nuova famiglia, riesce ad avere il lavoro con le coperture assicurative, tante belle cose, ma poi piano piano viene a scoprire degli ingranaggi, delle cose che non ne quadrano, indaga più a fondo e la verità è decisamente ben diversa, fino a un momento decisamente drammatico in cui uno dei suoi amici perde la vita per una determinata situazione che vi invito a vedere nel film. Da questo momento parte un nuovo modo di pensare per Emma Watson e decide di cambiare le cose. Ci riuscirà, non ci riuscirà, riusciranno soprattutto a fermarla? È quello che saprete guardando The Circle, uno dei film gialli più interessanti del momento e che vi invito a vedere, perché non soltanto è un gran bel giallo che ti prende e ti invita a seguirlo fino alla fine, ma soprattutto ti fa riflettere sull'importanza dei social e della vita all'interno dei social quest'oggi. Vi invito seguirlo perché ci sono spunti di riflessione non indifferenti. Questa è la copertina, vi auguro buona visione. E anche per quest'oggi abbiamo terminato la piacevole maratona che prende il nome di Musica e Parole. Come sempre abbiamo voluto darvi dei piccoli input su libri, CD e DVD. Io sono Fabio Villa, ringrazio Marcello Bertoni per tutto ciò che riguarda la parte tecnica e naturalmente ridò di nuovo la linea in studio a Sergio Monzoni e ai suoi ospiti, ai grandi ospiti negli studi di Lombardia TV per quanto riguarda Voci di Moda. Ciao a tutti e alla prossima! Ringraziamo noi Fabio Villa perché la sua rubrica Musica e Parole è sempre interessantissima e sempre molto seguita. Quindi grazie Fabio, vi ricordo che potete ascoltare Fabio Villa ogni sabato in diretta sulle frequenze di 93 MHz o in diretta streaming sul sito www.rcs939.it dalle 10 alle 12 con musica, notizie e interviste come non le avete mai ascoltate prima. In prima pagina e dintorni, una delle trasmissioni storiche più popolari della radiofonia locale. Un modo piacevole per iniziare il vostro weekend in musica. Piacevolissima anche la nostra trasmissione. Sui social siamo scatenati fuori onda, però dovremo fare altre puntate perché le cose da dire sembrano moltissimo. Però oggi ci vediamo, siamo quasi alla fine della puntata. Prima del finale vediamo ancora il nostro spot di Mel Puncasa. Grazie. Vuoi realizzare il sogno di vendere o acquistare casa? La Mel Puncasa del geometra Christian Faini, col suo staff di agenti qualificati, ti aspetta in via Casanova 9 a Melzo, in provincia di Milano, in uno spazio accogliente per offrirti una consulenza affidabile nel campo dell'edilizia residenziale, commerciale ed industriale. La Mel Puncasa è anche l'agenzia della Martesana leader nel settore delle aste immobiliari, in grado di offrire assistenza specializzata per garantirti il migliore e sicuro investimento nell'acquisto immobiliare. Affidaci il tuo immobile, ti assicuriamo il nostro massimo impegno per una vendita serena e in tempi rapidi. La Mel Puncasa ti aspetta in via Casanova 9 a Melzo, in provincia di Milano. Ed eccoci qua, siamo verso la fine di questa 60ª puntata di Voci di Moda e Eventi Cultura. Come promesso la nostra Nicole si è cambiata, esatto. Complimenti per la miss. Grazie. Allora, vestita da Patrizia la merceria, esatto. Una delle 5 boutique sfileranno il 5 maggio. Ripetiamo chi sfida, vediamo se sei pronta. Allora, vai. Patrizia merceria. Che ti ha vestito. Chi mi ha vestito, bravissima. Solo qui che mi ha vestito prima. Bravissima. Poi Crazy Look Corner. Che ha vestito il nostro Simone oggi. Esatto. Poi abbiamo l'acconciature... No, Lillipop bambino. Lillipop, ok. E poi gran finale?
prontissima. Pucci Spose. Oh, bravissima. Pucci Sartoria. Ok, poi acconciature. Acconciature, Gabriele. Sembra un esame. Poi ditemi Gabriele e Pamela. La sposa. Esatto. E poi abbiamo Estetica Natasha. Diamoci delle arie, che è l'altra estetica. Esatto. Non abbiamo citato, lo dobbiamo dire per correttezza, la Doblo Floreale, Casa del Fiore Milanesi, giustissimo. Poi accessori Madonini e profumeria Sara E. Ovviamente auto d'epoca gestite e offerte da Perego Auto, grande rinfresco con 5 bar, grande miracolo avete fatto, e in spettacolo e intrattenimento Crazy Jens Dance. Tutto questo 5 maggio, non mancate a Paolo, non costa niente, ingresso gratis, anche mangiate e bevete dopo gratis, quindi vi aspettiamo il 5 maggio Piazza Marconi. Ci vediamo l'ultimo spot e poi finale domanda a tutti. SAR, Spazi Aziendali Riuniti, biancheria per la casa, produzioni di tutti i tipi di tendaggi confezionati su misura, rifacimento tappezzeria, poltrone e divani. Nuova esposizione Fossati Serramenti. Tende da sole e zanzariere. SAR, Spazi Aziendali Riuniti, è centro esclusivo Permaflex. SAR, Spazi Aziendali Riuniti, lo trovi a Zelo Bonpersico, provincia di Lodi. Via Ada Negri 4, strada statale Paulese, chilometro 14. Telefono 02 90 65 82 58. Ed eccoci veramente alla fine, un peccato che avremo molte cose da chiedere e da dire, però il tempo è tiranno. Allora Lucia Ferrara, per me è stato un grandissimo onore averti. Anche quindi, per me, lo so. Perché già. Prima di tutto è un'amicizia che ci lega, quindi Poi ci legano altre cose importanti e questo è fondamentale. Sì. Sogno nel cassetto, dai, come sempre diciamo, magari un po' li ho realizzati, però un sogno. Sì, è vero, hai ragione, un po' li ho realizzati, ringrazio Dio, permettimi. Certo. Allora, il più grande forse è quello che veramente gli altri riescono a capire il mondo che c'è dietro le mie opere. Bello, bellissimo sogno, e ti auguro di esaudirlo sicuramente. Simone, architetto Simone Liberati, hai un sogno? Sì, il mio sogno è quello di realizzare un centro polisportivo polifunzionale in un paese bisognoso come ad esempio l'Africa. Ottimo, ah, che bello. Meraviglioso, speriamo che si realizzi veramente. Speriamo. Nicole? Invece il mio sogno, allora, innanzitutto è di prendere una laurea. Ah beh, quello. Perché quello è un obiettivo che sì, ho sempre visto come una cosa difficile. Però non penso che sia un sogno, dai. Però è un sogno, sì. È un sogno, va bene. Per me sì. Ok. E niente, poi comunque realizzare tutto quello che ho sempre progettato nella mia vita e continuare così, ecco. Cioè non è che ho sogni particolari. Però è che la mia vita vada sempre per il meglio. È un bellissimo sogno, direi. Marcello, finiamo col tuo sogno. Tu hai già ormai ogni puntata un sogno. Per me è un incubo, non è più un sogno. Cioè, ormai ho detto, i cassetti li ho finiti. Adesso ho cominciato con le grucce. Sono tutti appesi i sogni. No, beh, il mio sogno è quello che deve fare ancora per tanti anni quello che sto facendo. Certo. Che mi sto divertendo, quindi a un certo punto l'importante è questo, è divertirsi nel mondo. Poi vi aspetto anch'io il 5 maggio, certo, per quella grande sfilata che viene fatta a Paullo, non vi dico dove, però dovete venire. E siccome è Pasqua, no? Tra poco, cioè dopodomani è Pasqua. Esatto, ormai. No? Io vi faccio tanti, i nostri migliori auguri dalla mia famiglia, quindi famiglia di Marcel One DJ, che è la famiglia di artisti musicisti che potete trovare anche sui social. Benissimo, siamo alla fine di questa puntata. Come dico sempre, sogniamo, perché noi non invecchiamo quando giriamo il calendario, ma quando smettiamo di sognare. Più sogniamo e più siamo giovani, quindi cerchiamo di sognare. Io ringrazio i nostri ospiti e vi voglio dire che la replica di questa puntata la potete vedere giovedì prossimo alle ore 20, sempre sull'Omba di TV, canale 99 del Digitale Terrestre, visibile anche nel Lazio, in Emilia Romagna, canale 890,
in Piemonte canale 219, in Liguria canale 665 e in Veneto canale 674. La replica la potete vedere anche il sabato alle ore 18 su Lodi Crema TV canale 111. Il prossimo appuntamento con Voci di Moda e Eventi Cultura giovedì 2 maggio sempre alle ore 20 su Lombardia TV. Da Sergio Manzoni e da tutta la produzione di Voci di Moda e Eventi Cultura, in questo periodo che comprende la Santa Pasqua e il lungo ponte del 25 aprile, i migliori auguri di tanta serenità e tanti sorrisi, e ricordatevi che un ponte senza un sorriso è un ponte perso. Alla prossima, ciao! Voci di moda, battito del cuore senti dentro di te. Voci di moda, voci di moda, voci di moda. Ricordo che rimane nel cuore e che mai se ne andrà. Voci di moda, voci di moda, voci di moda. Le note sincere che riscaldano il cuore. Voci di moda, voci di moda, voci di moda. E quando le canti al pubblico emozioni tu darai. Tu darai, tu darai, tu darai.